una giornata insieme, abbiamo qua 710 minori e dalla finestra dove stavo sistemando le magliette ho sentito un crock ed è venuto giù questo ramo che abbiamo visto dei feriti, non conosciamo l'entità della gravità, ecco, una ragazza piccola e la sua mamma sono in casi un po' più problematici, gli altri sicuramente qualche ferita, però credo che si possa dire che non siano così gravi. Ma non avevamo avuto nessuna bisaglia, la gente là sotto si mette a prendere anche un po' di refrigerio, un po' di ombra, però tutte le sere siamo usciti con tranquillità. Una vicinanza grande per la famiglia che sono un po' coinvolte e la speranza di proseguire bene in questa esperienza. Rispetto a quello che avrebbe potuto succedere, l'entità del danno alle persone è stato limitato nel numero. Adesso noi ci auguriamo che venga limitato nella gravità, sembrerebbe di sì, però questo non posso pronunciarmi, non posso dirlo perché non avrò notizie più certe. La nostra polizia locale era presente perché, come diceva Don Giuseppe, ci sono 700 ragazzi qui. E all'uscita, all'entrata, vengono la polizia locale a regolare il traffico, a evitare che ci siano pericoli per così tanti ragazzi. Escono anche scaglionati, quindi c'è tutto un lavoro di organizzazione molto accurato, molto preciso.